Una vita sul palcoscenico. Luca De Filippo si spegne improvvisamente a 67 anni, abbandonando il teatro ereditato dal padre Edoardo per sempre. È il primo novembre, quando nonostante i forti dolori alla schiena di cui ci parla fuori onda, accetta di incontrarci nel camerino del Teatro Augusteo di Napoli, in questa che verrà ricordata come la sua ultima intervista, dove guarda il futuro dei giovani napoletani che come il padre ha sempre amato e protetto, anche attraverso la Fondazione Edoardo De Filippo. Una fondazione che guarda anzitutto ai giovani, perché questa sensibilità, chi cercate di aiutare? Allora, questa sensibilità nasce da un impegno preso da Edoardo verso i giovani napoletani a rischio, quando fu nominato senatore a vita da Pertini. Ed è un impegno che nel mio piccolo cerco di portare avanti anch'io da tanti anni. In questo senso quindi la Fondazione cerca di occuparsi il più possibile di riproporre all'attenzione pubblica questo problema. Questi ragazzi realmente iniziano la loro vita in quartieri molto difficili, duri, e quindi in qualche modo bisognerebbe cambiare questi luoghi per poter dare a loro anche la possibilità di avere una giovinezza serena, non dico provenzale, però insomma un po' meno traumatica, e quindi cerchiamo nel nostro piccolo di fare quello che è possibile. Rispetto alla generazione di suo padre, così sensibile ai giovani, lei che ragazzi incontra ogni giorno? Ma guardi, sono dei giovani. Sembra strana come cosa, però la criminalità di oggi è una criminalità molto, molto più pesante, nel senso che oramai si è arrivati proprio a degli scontri fisici estremamente duri. E quindi vuol dire che c'è una violenza di base molto più forte rispetto a prima. Tenga anche presente che poi, sempre rispetto a prima, non si ha più a che fare solamente con ragazzi napoletani, ma anche con ragazzi che vengono da altre parti del mondo. In questo senso quindi con ragazzi che hanno dei codici diversi dai nostri, e dobbiamo imparare a riconoscere, a conoscere, a capire, e loro devono capire i nostri codici per poterci intendere, per poterci amalgamare tra di noi. Ecco, questo diventa tutto più complesso, più difficile, soprattutto in quartieri in cui la violenza è spesso di casa, nel vero senso della parola, quartieri difficili, quartieri pericolosi, ma nello stesso tempo noi adesso col Teatro Stabile stiamo aprendo una scuola di recitazione. Io ho fatto i provini a questi ragazzi che hanno fatto la richiesta di entrare a questa, e tantissimi di questi ragazzi vengono proprio da quei quartieri, vengono da quartieri difficili, complessi, che molto spesso stanno con gli articoli sui giornali per problemi molto, cioè per situazioni molto dure, molto difficili. Ecco, questo mi fa pensare che poi non è che esiste solamente il ragazzo che si avvia verso la violenza così tanto per fare, ma esistono ragazzi di buona volontà, nel vero senso della parola, e che poi si trovano di fronte a vivere un intorno complesso, difficile, e tanti ragazzi non ce la fanno. E quindi, ma poi ci sono degli altri, quelli che per esempio si sono rivolti al teatro, che comunque cercano il gruppo, ma cercano il gruppo nel senso buono della parola, cercano di sopravvivere nei loro quartieri e parallelamente agli altri modi di vivere, e questo ci dà, secondo me, ci dà molta speranza rispetto ai giovani che poi saranno gli uomini di domani. Vuole fare un saluto a chi ci segue in questo momento a casa? Non aprite gli ombrelli, non aprite gli ombrelli, che bel tempo si spera, speriamo. Arrivederci, grazie.